Forse già dal titolo qualcuno potrebbe pensare, ma chi è questo personaggio che crede di poter raccontare qualcosa dello Spirito Santo? È vero, e quel qualcuno ha probabilmente ragione a pensarlo. Quello che è vero anche è il fatto che ci sono cose nelle nostre vite che vanno al di là di noi, cose inaspettate, cose nuove. Momenti particolari che fanno intravedere un qualcosa di diverso, come una dimensione che ti fa pensare, ti fa reagire in modo particolare. Per usare una metafora, è come quella brezza che a volte ti scompiglia i capelli e non sai da dove viene, però è piacevole, ti fa sorridere, è frizzante, ti fa chiudere gli occhi per poterla assaporare di più e non vedi l'ora che quella sottile brezza d'estate ritorni e ti rifaccia assaggiare le stesse emozioni che toccano il tuo essere, sia dentro che fuori. Se le cose di Dio non ci sfiorano, se non ci carezzano, non le potremo mai veramente sperimentare. Tutto quello che Dio ha creato è alquanto concreto ed ogni cosa creata è un dono per noi. E soprattutto è un dono gratuito. Ma come tutti i doni arriva da qualche parte. Ogni dono che facciamo lo dobbiamo acquistare a un prezzo se lo vogliamo donare a qualcuno. E solitamente più il prezzo è alto e più il dono ha valore. Tanti doni riceviamo. Oggetti piccoli, grandi, abbracci affettuosi dei nostri cari, dei nostri amici. Oggetti preziosi, costosi, più modesti, cose che vanno e vengono, che durano e che si usano e si gettano. Beni utili, meno utili, ai quali ci leghiamo, a volte affettivamente, che prendono un valore simbolico che altri magari non capiscono. È sempre bello ricevere un dono, ti mette allegria. Qualcuno si è ricordato di te, ha voluto farti una sorpresa, desiderava vedere il sorriso sul tuo viso e soprattutto ha pensato a te, non a se stesso, ma a te. Questo è proprio il significato della parola dono, che si dà senza volere nulla in cambio. Era probabilmente martedì 7 novembre 95. Me ne ero andato di casa per una settimana. Il lavoro, che era andato molto bene negli ultimi mesi, mi aveva portato un'aria di insoddisfazione. Il lavoro mi aveva insegnato solo a prendere dagli altri, solo a ricevere. Avevo dimenticato il gusto di donare. La brezza non c'era più a scompigliarmi i capelli, che ancora avevo. E mancava la novità nella mia esistenza. Era diventato tutto piatto, niente di frizzante, niente di fresco, niente di nuovo. Ma com'è possibile che un ragazzo di 23 anni possa arrivare ad avere una vita senza nessuno stimolo che riesca a smuoverlo? È una domanda misteriosa che fa intravedere quanto la realtà va sempre oltre il nostro pensiero, fino ad arrivare a luoghi sconosciuti. Così me ne andai, via da tutto e da tutti, lavoro, famiglia, amici. Mi serviva dell'aria fresca, un nuovo stimolo per poter continuare ad andare avanti. A dire il vero, non pensavo a nessun posto, ma un desiderio di scappare mi assaliva. Per varie coincidenze mi sono ritrovato così, sulle colline toscane, in un paesetto chiamato Loppiano. Un luogo bellissimo, come tutte le colline di quella zona, e particolare, con abitanti provenienti da tutto il mondo. Lì, in un clima sereno, ho trovato persone che avevano voglia di ascoltarmi, di stare con me, e non avevano commenti strani da fare a questo ragazzo. Che voglia di vivere non ne aveva molta. Nessuno dava consigli, ma più che altro le persone parlavano di se stesse e sapevano, come dicevo prima,
ascoltare. Cosa c'è di più difficile di voler ascoltare se non hai più posto dentro di te per ricevere? Ero arrivato a quel livello. Ero così pieno di me stesso e dei miei problemi che non avevo più posto per nulla dentro di me. Niente poteva entrare in quel mondo che mi ero costruito. Ma toccato dallo sforzo di quelle persone di ascoltarmi, mi sono messo anch'io ad ascoltare. E dopo aver sentito un bellissimo racconto di una vita che poteva essere la mia, ecco, si è fatto dello spazio dentro di me. Un qualcosa di nuovo è potuto entrare. Era quella brezza leggera, frizzante, quella che sognavo. Gli occhi del cuore si erano aperti e vedevo gente attorno a me. Non ero più solo io, con le mie paturnie, ma c'era un mondo fuori di me da scoprire. C'erano gli altri. Fu una scoperta. Ero timido e ancora adesso di poche parole. Per superare la mia timidezza, mi ero fissato su me stesso. Tutto girava attorno a me. Improvvisamente, quella dolce brezza aveva cambiato tutto. Tutto era frizzante, bello, nuovo. Mi era tornata la voglia di vivere. Non solo ero felice di stare in quel posto per un periodo di riposo, ma avevo bisogno di mettermi a disposizione degli altri, e lo feci. Se quella brezza mi ha cambiato la vita, non posso negare che sia qualcosa di particolare. E dopo 25 anni di vita frizzante, forse devo affermare che quel dono ricevuto aveva qualcosa a che vedere con lo Spirito Santo. Pochi giorni erano trascorsi dal mio ritorno a casa. Il dubbio mi assaliva. Sarà stato soltanto un sogno? Quella brezza, forse, era come tante altre carezze del vento, che ti mette dentro un bel pensiero, un desiderio di cambiare te stesso e il mondo attorno a te, che poi magari si affievolisce in poco tempo. Qualcosa di simile mi era successo in passato. Ma questa volta la brezza mi aveva aperto gli occhi, il cuore e soprattutto la mente. Non era un bel pensiero, ma un cambiamento del mio modo di pensare. Non erano entrate dentro di me delle idee, non avevo ricevuto una serie di consigli per aiutarmi a trovare nuovi stimoli. No, quella brezza aveva trasformato qualcosa. E la mia mentalità non era più la stessa. Non ragionavo più allo stesso modo. E tutto questo quasi senza saperlo. E me ne sono accorto da quello che facevo. Tornavo a casa in macchina in tarda serata. La strada era deserta. Col desiderio di toccare più presto il mio letto. Ero stato da cari amici ed avevo passato dei momenti piacevoli. Avevo raccontato a questi amici di quella brezza che era entrata in modo leggero ma deciso nella mia vita. La strada luminosa, piena di lampioni nel mezzo di un centro abitato, si dirige verso una parte più buia, con il diradarsi delle case. Era inverno, forse già dicembre. Da lontano vedo una sagoma sul lato della strada. Man mano che mi avvicino, capisco che è un uomo di mezza età e soprattutto dall'andamento mi rendo conto che faceva fatica a camminare. Sì, era sbronzo. Di certo, aveva bevuto un po' più del dovuto.
Ad un tratto, quella brezza sento che mi vuole dire qualcosa. Sì, certo, ero un normale ubriacone per strada. E non era di certo la prima volta che ne vedevo uno. Ma mi accorgo che la mia mente ora ragiona in modo diverso. Quell'uomo non era più solo un ubriacone, un uomo sbronzo, magari alcolizzato. Ma era una persona, e una persona ben definita. All'improvviso, pochi giorni dopo essere stato trasformato quasi a mia insaputa da quella brezza che mi aveva toccato in modo profondo, iniziavo a vedere le persone in modo diverso. In quel momento, una persona a me sconosciuta, magari anche pericolosa, che non aveva niente a che vedere con me, diventava importante per me. La vedevo con occhi diversi. Questione di pochi attimi e mi sono ritrovato a spingere il piede sul freno. Non ho potuto farne a meno. Mi dovevo fermare. Capivo che dovevo fare qualcosa. Era un pensiero che pochi giorni prima avrei considerato impossibile. Ma ero io lì che mi fermavo, perché quei nuovi occhi che avevo ricevuto mi facevano vedere che quella persona era parte di me, perché in quella persona sentii in modo forte e inconfondibile che quella persona era Gesù. Quando si vive una vita dove il centro è il nostro io, tutto quello che si fa, pensa, compra, vede è per se stessi. La vita diventa così un po' monotona anche per questo. E il rischio maggiore è che ci si ritrova con tante cose dentro e fuori di noi che non servono a molto o non servono proprio a nulla. Si accumulano pensieri e cose per riempire vuoti che sono come pozzi senza fondo e che alla fine non portano a niente di interessante. Io avevo imparato ad accumulare rancori, ad esempio. Chi non mi piaceva o non rientrava nei miei canoni di amico non esisteva più per me. Magari faceva parte del gruppo di amici coi quali si usciva sempre, ma anche se era lì, per me non c'era. I miei occhi non lo vedevano più. Oppure, coi pochi soldi che avevo, compravo vestiti di marca non proprio indispensabili, che poi a volte usavo raramente. Così desideravo di comprarmi una bella giacca di pelle, che costava una fortuna. Ne avevo già una, ma non era proprio quella che volevo. Ne volevo acquistare un'altra. Dopo quella serata particolare, dove mi ero fermato di notte per aiutare un ubriaco per strada, mi rendevo conto che le mie azioni non erano più razionali come prima e che la mia impulsività, che prima era il più delle volte negativa, ora aveva preso, dopo quella settimana sulle colline toscane, un taglio nuovo. L'impulsività era la stessa, ma non era solo per reagire a qualcosa o per difendermi, ma anche per aiutare gli altri. Quello che sempre avevo considerato un difetto, grazie a quella brezza, aveva preso un nuovo senso. Lo potevo usare ora anche per non pensare troppo e fare qualcosa per gli altri. Devo dire che la radio che mia madre ascoltava, con tutti i rosari, le novene, le messe, non era un mio forte.
Ma come in tante case vecchie di campagna, la grande cucina era al centro della vita e quindi la radio o la TV erano sempre accese e, volenti o nolenti, ascoltate da tutti. Quella mattina quindi la radio era accesa. Di solito non ci badavo, ma questa volta all'improvviso mi salta all'orecchio un appello per una persona che aveva bisogno di aiuto per poter studiare. Il pensiero mi va subito a quella somma di denaro che stavo risparmiando per poter comprarmi la giacca di pelle. Qualcosa scatta dentro di me. Quella giacca non mi serve. Non ne ho bisogno, è solo un capriccio. Il caso vuole che la sede di quella radio cattolica fosse a pochi chilometri da casa. Quasi senza pensarci, prendo la somma di denaro che avevo, salgo in macchina e nel giro di 20 minuti arrivo e do quei soldi ad una persona che, assolutamente sbalordita, mi guarda. Io ritorno in macchina, con una felicità dentro e fuori di me che è difficile spiegare. Mi sento libero e leggero. Ancora una volta, quella brezza aveva soffiato e portato qualcosa di nuovo dentro di me. Il Vangelo era vero. V'è più gioia nel dare che nel ricevere. Il tempo era passato veloce da quella settimana di novembre. La primavera era iniziata ed ancora vivevo con una spinta forte dentro di me. Quella brezza che mi aveva cambiato la vita ancora soffiava, anzi stava diventando il motivo più importante della mia vita. Tutto andava nel modo giusto. Avevo anche deciso di cambiare il lavoro che mi aveva dato tante soddisfazioni, ma anche tante domande che mi avevano portato a non credere più nella vita. Dopo un periodo di cambio o non cambio, mi ero deciso e subito, lo stesso giorno, un nuovo lavoro mi era stato offerto. Tutto filava alla grande, la brezza sembrava un vento, i problemi erano pressoché scomparsi dalla mia vita, ero felice, ma forse un pochino avevo dimenticato che i piedi, nonostante tutto, sono ancora qui, su questa terra. Non era stato difficile capire che queste persone incontrate sulle colline toscane sarebbero diventate parte integrante della mia esistenza. Infatti, appena tornato a casa, mi ero subito messo in contatto con loro per poter continuare a capire cosa c'era dietro quella brezza che tanto mi aveva cambiato? Ero stato accolto a braccia aperte in un clima di famiglia ed in quel periodo primaverile ero stato invitato per qualcosa, ritiro, convegno, campeggio, non so. Comunque, durava alcuni giorni. Il tempo lo avevo e vi partecipai con il desiderio di poter continuare a godere di quella brezza anche lì. Non solo. Chi mi aveva conosciuto aveva scoperto che mi piaceva cantare e per farmi contento, credo, mi chiese di far parte del coro che cantava durante questo evento. Io accettai subito, felice di poter contribuire facendo qualcosa di concreto. Era un grande evento, circa 3.500 persone, ed un bellissimo coro di forse una ventina di ragazzi e ragazze, più o meno grandi, forse io lo farei più giovani. Le canzoni le conoscevo quasi tutte ed ero felice di poter cantare a squarciagola con un bel microfono in mano. Probabilmente, anche se sono abbastanza intonato e conoscevo le canzoni, la
la mia voce da mezzo baritono, inserita in un gruppo che già tante volte aveva cantato assieme, non sempre si amalgamava bene. Quindi, nonostante la mia buona volontà, forse non piacevo proprio a tutti. Diciamo, col senno del poi, non ero proprio necessario. Comunque, ero andato lì perché avevo il desiderio di continuare a ricevere quell'aria frizzante che ora era diventata parte di me. Fatto sta che ad un certo punto qualcuno, anzi qualcuna, ha avuto la brillantissima idea di dirmi che dovrei cantare un po' più piano. Non solo, dopo questo consiglio che proprio non mi era andato giù nel modo giusto, mi sono reso conto che il mio microfono era spento. Vedevo improvvisamente quei 6 mesi di vita sgretolarsi. La brezza si era fermata e chi parlava di lei era chi me l'aveva tolta. Scomparve. Queste persone, che ad un certo punto della loro vita avevano anche loro fatto questo incontro che aveva trasformato la loro vita, erano quelle che in quel momento mi deludevano e non solo, mi avevano fatto crollare tutto l'incanto degli ultimi mesi. Uscii da quella sala con la certezza che me ne sarei andato. Non vedevo altra via d'uscita. Tutto questo mi aveva fatto perdere la cosa più bella che avevo incontrato nella mia vita e non credevo più a queste persone. Così ho chiamato chi mi aveva invitato e ho comunicato questa mia angoscia. Mi ascoltò, non cercò di convincermi, ma lì iniziai a capire. C'era un rovescio della medaglia, ma che faceva sempre parte della stessa medaglia. Quella brezza era, come dicevo nel primo racconto, un dono. Era stato un dono gratuito e per questo non lo potevo tenere solo per me stesso. Anzi, perché potesse continuare ed avere valore, lo dovevo donare ad altri. Ma mettendomi io stesso a donare, mi accorgevo che non mi relazionavo con angeli, ma con esseri umani, come me, con limiti, con difetti, e che dovevo accettare e credere che il dono era al di là e al di sopra di tutto, ma che le persone non erano sempre al di là e al di sopra di tutto. Ognuno cercava di donare questa brezza come l'aveva capita, come l'aveva accolta, come poteva. Da una parte c'era la parte bella, frizzante, gioiosa, e dall'altra la nostra umanità, che doveva essere accolta e donata e trasformata dall'artefice di quella brezza, qualcuno che aveva dato la vita per me, e per questo aveva potuto trasformare la morte in vita, come era successo a me qualche mese prima. Il dolore prendeva ora senso, lo si poteva trasformare, era il combustibile perché la brezza potesse continuare a soffiare su me e su altri. La vita senza senso era cambiata improvvisamente. Avevo vissuto mesi che mi avevano trasformato. Non so quanto fossi veramente migliorato, ma di certo la mia mente viaggiava su nuovi binari, prima quasi del tutto sconosciuti. Gli occhi in passato fissati su me stesso si erano aperti su nuove realtà. Avevo assaporato la gioia del donare, l'emozione di aiutare qualcuno
e anche il valore nuovo della sofferenza. Ogni giorno era veramente un nuovo giorno e le novità erano continue. Mi sentivo come innamorato. Innamorato? Ma di chi? Il mio progetto per il futuro era ben chiaro. Non sapevo bene cosa avrei fatto come lavoro, ma di certo ero convinto di una cosa. Sì, una cosa era ben chiara nella mia mente. Venivo da una famiglia numerosa e il desiderio era di trovare una ragazza che volesse almeno 5 figli. Cosa folle anche 20 anni fa, ma nostri o adottati ne volevo almeno 5. Forse non avevo idea di cosa volesse dire, ma questa era la mia visione del futuro in quel momento. Questo improvviso capovolgimento di rotta mi aveva aiutato a considerare di più il momento presente. Non sentivo molto la necessità di pensare al futuro, ma una domanda tornava costante. Perché questa brezza aveva toccato me? Quante persone si trovano in momenti bui, ma non riescono a trovare nessuna via d'uscita? Perché io? Ma in questa domanda rimaneva un qualcosa di vissuto, di sperimentato. Avevo sì una domanda, ma avevo anche tante risposte che la vita mi aveva dato e che non potevo negare di aver vissuto. Gli occhi nuovi che mi ero ritrovato forse non li potevo spiegare a parole, ma la vita vissuta da quel momento in poi mi aveva donato risposte vere, non discorsi. La vita quindi risponde alle nostre domande? Sì, la vita vissuta dà senso a tutto il resto. Non vedo l'aria che respiro, ma vedo le persone che vivono e che respirano grazie all'aria. Anche se non avevo ancora visto nessuno scendere dal di sopra, nessuna voce particolare, nessuno spirito che mi avesse avvolto, avevo la netta sensazione che quella brezza che mi aveva fatto rinascere volesse qualcosa di più da me. Ero, e sono certo, che non ho doti particolari e che non sono particolarmente bravo e certamente non ho un carattere dei migliori, visto che mi scaldo facilmente. Eppure, la certezza che il soffio leggero di quella brezza non era casuale e nemmeno estemporaneo. Non c'era assolutamente nulla di improvvisato. La certezza venne nel più semplice dei modi. Dopo pochi mesi del mio soggiorno toscano, alcune di queste persone si trasferirono nella mia città, in un piccolo appartamento. Era un bilocale in un palazzo un po' vecchiotto, con un ascensore che ti faceva capire che era meglio usare le scale. Dopo poche ore dal loro arrivo, andai a trovarli. Entrai in quell'appartamentino e qui la certezza, la stessa sensazione vissuta nelle colline toscane, ma questa volta mi diceva qualcosa di ben chiaro. Quella era la mia casa, quel bilocale con persone che stavano traslocando, la sentii chiaramente casa mia. Non erano di certo le mura e nemmeno le persone. Era quella dolce e sottile brezza che mi diceva che c'era un piano diverso per la mia vita. Potei, anche se probabilmente in modo quasi inconscio, dire solo una cosa: sì. L'amore di certo vale sempre. L'amore non può non valere. Ma in alcuni momenti, quando il mondo ti cade addosso, quando le cose vanno nel peggiore dei modi, quando di voglia di amare non ne hai proprio,
allora l'amore vale di più. Lì l'amore prende un nuovo senso, si trasforma, l'amore aumenta, prende la A maiuscola e diventa amore. Questo perché tu non hai più niente da dare ed è lì che quella brezza leggera trova gli spazi necessari per poter soffiare. C'è spazio. Tu non ci sei più. Non è più uno sforzo, è uno spazio. Si apre una fessura, inizi a vedere al di là. E il buio prende il nuovo senso, lo sfondo per un nuovo barlume di luce, un nuovo passo verso la libertà vera che si sbarazza del proprio io, che diventa sempre più un tutt'uno con Dio.